Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Apriamo con una notizia bomba, perché Variety rivela che il seguito di Mary Poppins è ufficialmente in produzione alla Disney. Il film sarà diretto da Rob Marshall. Si sa solo che la storia sarà ambientata 20 anni dopo la fine dell'originale del 1964, diretto da Robert Stevenson e interpretato da Julie Andrews e Dick Van Dyke. La sceneggiatura si ispirerà alla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers, proprio come l'originale. Diventerà un film anche la vita di un uomo capace di fare magie di tutt'altro genere. Si tratta di Evel Knievel, motociclista e stuntman americano popolarissimo per le sue imprese impossibili negli anni 70. Nella sua carriera Knievel subì il record di 443 fratture. Il film con ogni probabilità sarà prodotto e interpretato da Channing Tatum. La Sony è in trattative con Darren Aronofsky per la regia. E a proposito di registi, Jennifer Lawrence tornerà a farsi dirigere da Francis Lawrence dopo gli ultimi 3 capitoli di Hunger Games. Succederà sul set di Red Sparrow. Ispirato all'omonimo bestseller dell'ex agente della CIA e autore di thriller, Jason Matthews, il film sarà ambientato nella Russia dei giorni nostri e seguirà le avventure di Domnika Egorova, membro dell'intelligence sovietica che riceve l'incarico di sedurre un giovane agente della CIA sospettato di essere una talpa. Mentre la 21enne Olivia Cooke è stata scelta da Steven Spielberg per vestire i panni della protagonista femminile di Ready Player One. Il film è tratto dal bestseller omonimo di Ernest Cline. Ambientato nel futuro, racconta di un adolescente che fugge dal suo mondo di povertà per raggiungere Oasis, un universo i cui abitanti possono vivere nella ricchezza anche se virtuale. Intanto Alec Baldwin e Salma Hayek saranno presto due genitori decisamente poco sobri nella commedia di Fred Wolf Drunk Parents. Gli attori daranno vita ad una coppia che, dopo aver accompagnato la figlia al college, si ubriaca. Finiranno per prendere decisioni un tantino sbagliate che li porteranno ad essere coinvolti in un rapimento e in uno scambio di identità. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!